E finalmente eccoci in cima al Monte Tombea. Wow! Benvenuti su questo ennesimo e stupefacente nuovo episodio di Brescia Top Trail. Oggi siamo in Val Vestino, una parte della nostra terra veramente bella, spettacolare, molto fresca, e saliremo verso il Tombea. Ricordo che in questo momento, a causa della frana che abbiamo sulla salita del Navazzo, bisogna assolutamente arrivare qui a Turano in Val Vestino solo tramite la Val Sabbia. Giunti a Magasa, a 977 metri, a questo bivio dovremo girare per Cimarest e salire di là. Giunti a passo di Cimarest, siamo a 1210, ci troviamo subito davanti il Tombea, che è quello, e a destra abbiamo il Monte Caplone. Ora inizia la seconda parte di ascesa, quella più intensa, che ci porterà a Bocca di Cablone, quindi a Malga Tombea, poi andremo in cima a questa bellissima montagna. Guardate che spettacolo, ragazzi! Siamo a Cablone, quindi siamo quasi giunti al passo Cablone. Guardate la strada che abbiamo fatto, è quella che sale a Tornantini e scende, e guardate che skyline. Là abbiamo il lago di Garda, dietro si vede addirittura Sirmione, ragazzi, e davanti a noi il Bizzocolo, il Monte Ubaldo, e guardate che show. Ed ora si proseguirà là per quel traverso là che ci porterà al Valico, poi per Malga Tombea. Ragazzi, che dirvi, super show! Bocca di Cablone, guardate cosa troviamo qua. Ci sono tutte le trincee, sì, perché questa è zona militare, da qui in poi è tutto trincea, e guardate che meraviglia, ragazzi, guardate che strada di alta quota. Siamo in questo momento a 1750 metri, panorama di lusso, ancora trincee, mamma mia, ragazzi, venite perché è uno spettacolo. Mi scusate, caprette, ma è giusto per il Tombea di qua? Quindi è sempre giusto? Destra, sinistra? Davanti a voi vediamo il Tombea, poi abbiamo il Caplone là dietro, e quella è Malga Tombea. Allora, fino qua si arriva senza nessun tipo di problema, il tour è molto semplice, non è obbligatorio andare in cima al Tombea, noi oggi ci andremo, ma fino qua si può comunque arrivare ed è un tour veramente spettacolare per tutti. Ultimo tratto a spinta e ci siamo! E finalmente eccoci in cima al Monte Tombea! Wow! Bene! E dalla cima del Monte Tombea si scende. Attenzione, questo primo tratto sarà un po' ostico, nulla di eccessivo, ma un po' esposto, quindi se non ve la sentite fermatevi giù alla Malga e tornate verso valle. Se invece volete il the best of, eccoci qui in cima. Wow, ragazzi, primo passaggio Little Crumble, bello, yes, wow, wonder, ragazzi, wonder, ragazzi, che show. Attenzione che adesso comincia a essere un po' esposto, non sarà tanto, saranno circa un 200 metri al massimo, però facciamo molta attenzione al primo ghiaione con il burretto alla sinistra, e con il burretto si fanno le torte, ma quelle le faremo a casa. Wow, ragazzi, guarda che sound check, mamma mia, che trailerino, ino ino. Guardate, sempre davanti a noi il Monte Caplone, il Garda Lake e l'immensità della bellezza di questi posti veramente unici, ragazzi. Vi aspettiamo ad assaggiare la nostra terra. Wow, un po' di crumble ora, bello, wonder, wonder, ragazzi, wonder, che dire, so good, so much, watchy, wow, mamma mia, a volte non si hanno parole per descrivere queste sublimi sensazioni che si provano nel fare questi trail. Guarda qua, yes, questo serpentone bianchetto, facci, bello, nuovo passeggino, wow, wanda. Ancora un po' di crumbles, yes, che storia, guardalo qua, quanto è piccolo, qui siamo a 6.8 cm di larghezza, veramente unico nel suo genere e davvero adrenalinico, mamma mia,
Ecco di nuovo la maglia Tombea, dove scenderemo, prenderemo la sterrata che ci riporterà a Bocca di Cablone e quindi giù verso il Denai o Denai. Mamma mia, quante volte l'abbiamo fatta questa, ragazzi. Bellissimo, bellissimo ripercorrerla tutte le volte. Sono sempre emozioni nuove. Guarda, dai. Bellas ragazzi. Crocos. Wander. Guarda come rimane attaccata al fianco della montagna. Siamo nella storia, ragazzi. Ora scendiamo a ritroso prima di prendere il bivio che ci riporterà verso valle. Siamo di nuovo verso Bocca di Cablone tra poco. Nel frattempo ammiriamo tutte le trincee che ci sono a destra e via! Wow, ragazzi! Davanti a noi il Garda Lake, il Monte Pizzocolo! Guardate la strada che abbiamo fatto prima, che rifaremo a ritroso. Storia, ragazzi, storia! La nostra terra! Emozioni! Ah, go! Sempre il Garda Lake davanti, ragazzi. Guardate il biscione che sale sotto di noi. È molto simile al Tremanzo la zona. Del resto siamo su una delle tre cime più alte dell'Alto Garda, che ricordo essere Cima Tombea, Monte Caprone e Monte Tremanzo. Wow! Ecco i tipici fienili, o meglio le abitazioni con il tetto a V spiovente. Guardate che spettacolo, ragazzi. Ed ora inizia la gippabile sterrata tutta sotto bosco che ci riporterà verso Armo, seguendo il torrente in questa valle veramente fantastica. Non troverete nessuno, ma è un bijou. Guardate quanto è ombrosa e quanto è nascosta questa parte di valle, veramente magnifica, ragazzi. Allora siamo sotto Ponte Franato, che è davvero franato, ragazzi. Guardate, non esiste più la parte finale. A volte si incontrano anche i caprioli che si dissetano al ruscello, ma il mio invito è a fare questa discesa, come dicevo prima, in silenzio. Magari potete anche incontrare l'orsacchiotto con i bimbi che vi fa ciao. Mamma, che magia, ragazzi, guardate che anfratti, che conche. Wow, super, ragazzi, super show, giro easy ma veramente spettacolare. Allora si conclude anche questo super tour. Vi ricordo che siamo andati in cima al Tombea nella versione panoramica e semplice, un tour davvero per tutti da fare. E ovviamente, se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace qua sotto, yes, proprio lì, e vi aspetto per le prossime puntate. Iscrivetevi al canale e non mancate, yeah! Se non siete mai stati a Cima Tombea a mangiare il famosissimo formaggio, e se non siete mai stati in Val Vestino ad ammirare tutte le bellezze che ci sono, mi raccomando, seguite bene questo video, imparatelo bene e soprattutto fatelo, non ve ne pentirete!